per farci aprire gli occhi sulle grandi ingiustizie del nostro tempo, primo mondo, terzo mondo, poracitudini varie. I capi non ci fanno fare un pranzo normale, che schifo, che puzza la normalità, siamo scout, va di retro, no? Cosa dobbiamo fare? Prima di mangiare dobbiamo sorteggiare un bigliettino con sopra scritto il nome di un paese. La quantità di cibo che ti viene data è in proporzione alla ricchezza del paese estratto. Dov'è l'UNICEF quando serve? Una cattiveria del genere non ha precedenti in natura. A Norimberga ce li hanno mandati per molto meno. Questo è un metodo educativo che secondo me sta a metà strada fra il metodo Montessori e il metodo Pacciani. Ideale per educare a serial killer migliori. Cioè, spieghiamoci meglio, tiri su Stati Uniti, ti puoi ingozzare a merda mentre fai le sgommate sul motorino per ciccioni, ma... tiri su l'Uganda, sono cazzi tuoi, ti mangi i sassi, o un missionario. Complimenti. Ora, inspiegabilmente succede anche che i lupetti più grossi e incazzerecci pescano tutti i paesi più poveri. Un pranzo quindi che riscrive la grande storia mondiale. Io con questi occhi ho visto la Polonia, un tepistello arrogante, invadere l'intestino della Germania, un bimbo rachitico, introverso, fargli fisting anale per recuperare un panino al tonno. Ho visto l'India, già pluricampionessa di lancio del peso, più che androgina, diciamo che Hulk Hogan con le treccine, minacciare di morte l'Inghilterra, un lupettino sulla sedia a rotelle, ma quanto devi essere cattiva. Minacciarlo con una scimitarra costruita con le mollichine del pane, con buona pace di Gandhi e della non violenza di sta ceppa. Riscriviamo la storia, ma anche la geografia, in particolare le grandi rotte del turismo sessuale, perché in quella brisighella 95 è la Thailandia. Un fighino di dimensioni asburgiche già a 6 anni che va dall'Italia e gli promette un pompino in cambio di un fruttolo. In tutto questo, secondo voi, chi sarà l'unico sfigato che se ne sta in un angolino col patema d'animo? Io, che ho pescato il Canada e a 6 anni, così su 2 piedi, non sai dire se nel Quebec cagano dobloni oppure no. In termini di geografia internazionale, il massimo che io avevo fatto a scuola era stato il contorno dei confini di San Marino sul foglio lucido, da cui avevo scoperto che San Marino confina nord, sud, est, ovest con Rimini. Oh, bello! Come recita un famoso slogan che mi sto inventando in questo momento. San Marino, una supposta in culo alla Romagna. Un saluto e una prece ai nostri amici di San Marino. Ma torniamo a noi. In questo momento di debolezza, il mio inconscio ne approfitta per fare capolino e mettermi sotto torchio. Ciacci, cosa sappiamo del PIL del Canada? Il mio inconscio mi dà del lei. Dico, veramente superio, aveva detto che oggi spiegava. Se non ricordo male. E comunque le ricordo che non abbiamo fatto l'asilo alla Bocconi. Per fortuna arriva Balù, uno dei capi, Balù, che dice, Ciacci, tranquillo, perché il Canada è nei G8, bucio di culo. Questo vuol dire che hai diritto a antipasto, primo, secondo, carica di Black Bloc, dolce, frutta, caffè. E le Filippine mute, le Filippine mute! Alla fine del pasto, tra i lupetti del primo mondo, si conteranno 3 caduti, 5 mutilati e 1 spompinato, l'Italia. Di conseguenza, 1 lussazione mandibolare, la povera Thailandia. Non gliene faremo una colpa, poverina, era le prime armi. La sua storia però ha lieto fine,
per fortuna, è bello. Io l'ho incontrata di recente, lei mi ha detto che quel pranzo le ha aperto le grandi porte della diplomazia internazionale. Negli anni si è fatta qualche ambasciata, è bello quando gli scout effettivamente servono a qualcosa.